Parliamo ancora della protesta degli animalisti e delle famiglie indignate per l'abbattimento degli animali a Monte Urpino. Si è ottenuto il risultato di fermare il massacro. Sentiamo il parere delle ASL. Antonello Lai. Quando vuoi? Dottore, pure Mario, insomma, in fin dei conti, che cosa ti rimane dentro? Un'amarezza oppure anche semplicemente il fatto di aver dovuto fare il tuo dovere, passando spesso per... Ti devo dire tutte le cose che scrivono, no, le sai tu. Ma il fatto di avere comunque la coscienza pulita, di aver adottato dei provvedimenti che per me erano necessari in questo contesto, l'amarezza, il non essere comunque capiti perché per quanto sia doloroso per noi attuare i provvedimenti e quanto comunque questi provvedimenti siano necessitati, ecco, dalla situazione. Ecco, ci sono ancora 7-8 pavoni che girano un po' alla larga e stanno facendo vedere le piume da quelle parti, ma quelli finiranno anch'essi sottoterra? Ma il problema dei pavoni è un ulteriore problema perché è difficile catturarli. Non ci sono mezzi studiati o comunque già previsti per quanto riguarda la cattura, quindi dovremmo inventarci qualcosa di diverso, insomma. Quindi per loro, insomma, la ruota della fortuna gira dalla parte sbagliata. Vedremo.